Buongiorno e benvenuti. In questo video presento il mio wrap-up, cosa ho letto nell'ultimo periodo. Il primo libro che ti presento, che ho terminato di leggere e fatto la recensione, è Avere tutto di Marco Missiroli e Einaudi. Marco Missiroli e la sua ossessione di avere tutto. Ti presento la copertina. Il prossimo libro è Ragazzo in fiamme di Paul Auster e Einaudi. La certosa di Parma, Stendhal e Einaudi. Vite mie di Adi Salvetella, Mondadori. Proust senza tempo di Alessandro Piperno, Mondadori. Cinque martedì d'inverno di Lily King, Fazzi Editore. Libera nossa malo Luigi Meneghello, Rizzoli Libri. Luigi Meneghello ha 100 anni dalla nascita. L'ultimo romanzo che ti presento è Il romanzo della vita passata di Vincenzo Rabito e Einaudi. Questa è la lista dei libri che io ho letto nell'ultimo periodo di novembre 2022. Se anche tu hai letto qualcuno di questi libri, o lo hai in lista di leggere, o viceversa vuoi consigliarmi qualche titolo da leggere, lasciami un messaggio, fammi sapere cosa ne hai pensato tu. Io per questo video, ti ripeto, sono tutti libri che io ho acquistato, letto e recensito sul mio blog. Per questo video è tutto, ciao, al prossimo video!